sigillo della Regione alla Protezione Civile. Il 25 febbraio il sistema della Protezione Civile piemontese ha ricevuto a Palazzo Lascaris dai Presidenti del Consiglio regionale della Giunta, Valerio Cattaneo e Roberto Cota, il sigillo della Regione Piemonte. Il riconoscimento è andato principalmente al lavoro dei 15.000 volontari che prestano la loro opera gratuitamente, assistendo con uomini e mezzi le popolazioni colpite da calamità naturali ed occupandosi anche di prevenzione dei rischi idrogeologici. Politiche pubbliche per la montagna. Circa 2,6 miliardi di euro, pari al 39% di spesa pubblica piemontese, sono stati investiti in montagna nel periodo 2000-2006. È uno dei dati emersi dalla ricerca sulle politiche pubbliche per lo sviluppo montano presentata il 27 febbraio a Palazzo Lascaris. Lo studio realizzato dall'IRES su incarico del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Piemonte ha messo in luce la necessità di una strategia condivisa e trasversale per la montagna. Il naufragio. Il 27 febbraio a Palazzo Lascaris, per il ciclo Filo Diretto, è stato presentato il volume Il Naufragio di Alessandro Leogrande. Il racconto prende in esame la tragedia avvenuta il 28 marzo 1997, quando una motovedetta albanese carica di immigrati, dopo uno scontro navale con una corvetta della Marina Militare Italiana, colò a picco nel canale d'Otranto. Premiati i vincitori di Zero Robotics. Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha premiato in aula il 23 febbraio le scuole Avogadro di Torino, Olivetti di Ivrea e Pininfarina di Moncalieri, piazzatesi ai primi tre posti a Zero Robotics 2011. Successo eccellente essendo il primo anno di partecipazione. Per seguire la finalissima svolta sulla Stazione Spaziale Internazionale, i ragazzi sono stati al centro di ricerca olandese dell'Agenzia Spaziale Europea. Passione Italia 150, un anno dopo. È aperta fino al 23 marzo all'URP del Consiglio regionale la mostra fotografica Passione Italia 150, un anno dopo, curata da Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, Unitre di Collegno e Fotogruppo L'Incontro. L'allestimento propone 60 scatti che documentano alcuni momenti delle celebrazioni ospitate a Torino l'anno scorso.